Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti in questo nuovo episodio di Europa Universalis 4 The Cossacks con il regno di Sicilia. Allora, abbiamo annesso Firenze, quindi la provincia di Arezzo, adesso non ci resta che pensare appunto a Napoli. Napoli che ha avuto l'alleanza con Lituania, Aachen e Magonza, instaurando 3 matrimoni reali, ma a noi ci interessa appunto conquistarlo e annetterlo. In un altro modo vorrei teoricamente trasformarlo in un vassallo. Quindi, la prima cosa, si attivano i forti di Bari, Lucania e Calabria, anche Salento, dai, così blocchiamo la loro marcia. Allo stesso tempo faccio rientrare la flotta nel mare Adriatico. E trasporto il mio esercito in Romagna, la capitanata, scusate, dalla Romagna a capitanata. Andiamo a controllare. Allora, madonna, mi sono perso. Eccolo qui. Guadagna pochissimo. Dobbiamo nazionalizzare 2 province. Ho paura per Venezia, visto che i separatisti sono arrivati già all'80%. Altro trattamento severo. Vediamo se possiamo dare un po' di autonomia. Andiamo a controllare appunto le autonomie qui. Malcontento è un po' generalizzato a Messina, ad Arezzo, per il resto va più che bene. La flotta può tornare di nuovo ai suoi compiti economici. Quello che ci dà più possibilità economiche dovrebbe essere Siviglia, anche se Genova noi ci guadagniamo direttamente. Abbiamo 3 diplomatici liberi. Uno lo porto in Etiopia, finalmente ci togliamo di mezzo anche questo piccolo rivale che abbiamo avuto per tanto tempo. Urca. La Norvegia ha subito pesanti affronti da parte della Gran Bretagna. Madonna. Allora, Munster è una delle regioni più importanti della zona, quindi direi di andare a migliorare le relazioni proprio con loro. E direi appunto di attaccare loro nel tentativo di conquistare la provincia e poi magari pensare. Non chiamo nessun alleato, dovrei farcela da solo. Sì. La flotta resta qui. Il nemico scappa negli Abruzzi ed è stato eliminato. Vogliamo liberiamo gli assedianti. Abruzzo conquistato. Nave o intera flotta napoletana annientata. Si ritorna a bloccare Napoli. Abbiamo perso? Ah. Sì. Abbiamo perso la nave prima che abbiamo
Allora, te torna in patria in caso di guerra. Sì, ho sbagliato prima a reclutare quelle navi nel video precedente per rafforzare la flotta per raggiungere il limite massimo. Però è stato un deficit perché praticamente la flotta si è andata a scontrare, come vedete, mi blocca i porti. Napoletani ne approfittano e attaccano quelle piccole navi indifese che si muovono in quelle regioni di mare non protette dalla nostra immensa flotta. Manca 20 giorni all'arrivo dell'altra nave. Eccola qui. Abbiamo perso una tanto. Qui si riuniscono le flotte. Allora, questi tre forti possono essere disattivati. Non importano. Perdiamo un po' di tradizione militare. Marocco già è abbastanza, miglioriamo con Bretagna. Ci provano sempre. Vabbè, dato per comunque perché non ho ancora realizzato la nazionalizzazione, anche quello c'è da mettere. Siamo sempre in guerra, quindi i prezzi per riguardanti l'esaurimento di guerra continuano a crescere. E quindi devo stare attento a questo. Flotta napoletana eliminata, 52%. Allora, onestamente, Aken, non so neanche dove ti trovi sulla mappa. Ecco qui, un gran ducato. È un ducato. Poi abbiamo Magonza. Magonza, dove sei? Eccolo qui. Sì, ma non è che è proprio dietro l'angolo. Insomma, non posso neanche raggiungerlo. Allora, io direi, vediamo se accettano. La mia offerta è semplice, io vendi vassallo, cioè costa 53 e non accettano. Aspettiamo. Cederà Abruzzo, Napoli pagherà, risarcimento, non mi interessa, io ti voglio vassallizzare. È il mio scopo per questa guerra. Ti vedi di annetto e vaffanculo. Cerchiamo di completare l'obiettivo. Andiamo a visualizzare un po' il nostro. Ah, ecco, abbiamo perso un po' di moltiplicatori. Allora, Borghesi. Vediamo se riusciamo a fargli ottenere qualcosa. Lealtà, a me interessa lealtà. Sono tutti contributi per perdere lealtà. Allora, ok. No. Tutte le cose negative. Solo il clero ci dà quel piccolo vantaggio, quel gap che aspettavamo prima. Non da fare. Allora, dove è Magonza?
costruita una pietra separata, con loro chiedo una pace bianca. Non me ne frega niente. Vegetta. Stessa cosa con Aken, vediamo se funziona con loro. Non me ne frega niente. Ma no. Lotta completo, si ritorna a mercanteggiare a Genova. Vediamo cosa succede adesso. Allora, io ti voglio passalizzare e non si può. Allora, ci togliamo subito le rivendicazioni che hanno. Mi becco l'Abruzzo e non mi costa nulla. Soldini. No. Però si può raggiungere questo tipo di obiettivo. E ti voglio semplicemente vassalizzare. Tieniti Abruzzo. Non gli conviene essere vassalizzato. Altro gruppo di idee, stavolta puntiamo su quelle amministrative. Allora, sono un parecchio indeciso. Allora, innovazione. Potrebbe essere interessante quello legato all'innovazione, anche se quello economico sicuramente è una valida alternativa. Dasburg è morto, ci prendiamo migliore relazione nel tempo. Migliore relazione con Castiglia. Nuovamente con la Svizzera, con Milano. Allora, Monferrato potrebbe essere già conquistato tranquillamente. Alberga pure. Per non parlare di Mantova e di Modena. Allora, Modena crea rivendicazione. Liburnia. Andiamo a verificare la flotta. Abbiamo sforato invece di uno. I contadini siciliani sono oppressi. Ma da quanto mai? Che è successo? Mi sembrano oppressi. Sono oppressi dalla guerra. Sono nauseati dalla guerra.
Presto si ribelleranno tutti, quindi andiamo a attivare i forti perché ho paura di questo. Sono più gestibili i prezzi per quanto riguarda appunto l'amministrazione dei due territori da nazionalizzare. Vabbè, ok, ho capito che qua la situazione non si smuove minimamente. Ci siamo bloccati a 60% circa. Ok, stavolta gli stati si fanno vassalizzare. No, ok, mi dai Abruzzo, mi dai tutte le rivendicazioni. Soldini, tagli i legami con Aken, risarcimento di guerra, Napoli congeda la sconfitta. Con quello non posso fare più un cavolo, perché con questo non succede nulla. Trasferisci potere commerciale 60%. Risarcimento di guerra. Rinuncia ai territori di Sicilia. Ok. Trasferisci potere commerciale non si può fare. È troppo esoso. Soldini. Tagli i legami con Aken. Togliamo le rivendicazioni. Sono troppe. Abruzzo non lo becco così. Palermo, Cagliari, Cagliari, così, quindi, ok, Napoli cederà Abruzzo a Sicilia, Napoli rinuncerà alle rivendicazioni su Palermo e Cagliari, Napoli sui sudditi rinuncerà a qualsiasi rivendicazione in Sicilia, Napoli dovrà pagare a Sicilia il 10% del loro debito, come pagamento per il risarcimento di guerra. Durerà per 10 anni, annulla tutti i trattati con Aken, pagherà 284 ducati. Abbiamo beccato una penalità per l'aviazione di 7,5 e guadagniamo 11 di prestigio. Ok, ora i territori sono ben 3. Possiamo spendere qualcosina? Allora, caserme, sono realizzate ovunque. Campo reggimentale, ce l'abbiamo un po' ovunque, ce ne mancano qui, così. Abbiamo raggiunto il limite. Corruzione. Forte di livello 2. Vabbè, per adesso sì. Andiamo a migliorare. Questa è la bloccata attività di sviluppo. Bene così. Diminuiamo la spesa per quanto riguarda l'esercito, vorrei effettivamente diminuirla, anche se per adesso non conviene. Allora, vediamo se possiamo già. Ah, ok, Abruzzo. Nazionalizziamo. Ok, abbiamo perso di stabilità, fa nulla. Anche se i contadini siciliani sono dietro la porta, patrimonio reale con Madonna quando abbiamo perso di legittimità. Vediamo se riusciamo di nuovo patrimonio reale con
appunto la Francia, rimasto quello con Palatinato, perfetto. Quello con Castiglia era rimasto perché magari era tradizione diretta. E allora ragazzi, per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo conquistato un nuovo territorio, una nuova provincia, rimasta Napoli, non siamo riusciti ad annetterla o a trasformarla in un vassallo, ahimè l'alleanza con Magonza e Aachen ha fatto in modo che il nostro intento sia stato vano. Quindi non ci resta altro che nel prossimo video magari tentare di creare una solida alleanza con gli stati meridionali, quindi con Castiglia, Francia e Austria, diciamo dell'Europa centrale, e anche se sarei interessato a un'alleanza con Moscovia, visto che è potente, mi darebbe una mano soprattutto contro l'impero ottomano che praticamente è arrivato in Polonia. Guardate qui. E quindi dovrei iniziare a minare l'impero ottomano. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi dimostratelo con un bel like. Commentate qui sotto, datemi un po' di strategia. Ultimamente siete un po' assenti, sarà il periodo estivo. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e condividete questo video con chiunque sui social o ovunque lo vogliate. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Bye bye!